Il premio letterario nazionale Elio Vittorini torna al Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel solco di una collaudata tradizione, il premio letterario nazionale Elio Vittorini torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, ospite dell'Associazione Siciliana Editori, nello stand della Regione Siciliana. E se per il premio Vittorini giunto alla 21ª edizione si tratterà di un ritorno al Salone, sarà invece un debutto assoluto per il premio per l'editoria indipendente Arnaldo Lombardi, arrivato alla 3ª edizione. L'appuntamento è per sabato 21 maggio alle 17 nello stand della Regione Siciliana. All'incontro prenderanno parte l'assessore alla cultura della città di Siracusa Fabio Granata, il presidente dell'associazione culturale Vittorini Quasimodo Enzo Papa, il segretario generale del premio Aldo Mantineo. Nel corso dell'incontro saranno resi noti i nomi di tutti gli autori e le case editrici in lizza per l'assegnazione del 21esimo premio letterario nazionale Elio Vittorini. Tra tutti i candidati, la commissione di valutazione presieduta anche quest'anno dal professor Antonio Di Grado individuerà entro la fine di giugno le 3 opere finaliste. Tra queste ultime, a inizio settembre, la stessa commissione sceglierà l'opera vincitrice integrando la propria valutazione con quella che esprimerà il comitato studentesco dei lettori. Per il premio Lombardi, invece, il termine per la presentazione delle candidature è ancora aperto e scadrà il 20 giugno prossimo. La cerimonia di consegna del premio letterario nazionale Elio Vittorini e del premio per l'editoria indipendente Arnaldo Lombardi si svolgerà a Siracusa sabato 10 settembre. La manifestazione è promossa dall'Associazione Culturale Vittorini Quasimodo con l'assessorato alla cultura della città di Siracusa e la Concommercio Siracusa in collaborazione con la Camera di Commercio del Sud-Est, Fondazione Inda, la Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e con il sostegno di altri partner sia pubblici che privati.